Pace e bene. Oggi vorrei raccontarti in breve la testimonianza di Chiara Corbella, una giovane nata in cielo il 13 giugno 2012 in concetto di santità. Aveva solo 28 anni ed era sposata con Enrico Petrillo. Erano una coppia normalissima di giovani cristiani cresciuti in parrocchia. Dopo essersi conosciuti, hanno fatto un cammino di fidanzamento aiutati da alcuni frati di Assisi e si sono sposati nel settembre 2008. Chiara è rimasta subito incinta di Maria, ma purtroppo alla bimba, sin dalle prime ecografie, è stata diagnosticata un'anencefalia. Senza alcun tentennamento, l'hanno accolta e accompagnata nella nascita terrena e dopo soli 30 minuti alla nascita in cielo, perché hanno riconosciuto che i figli non sono una proprietà dei genitori, ma un dono, che avevano avuto la grazia di tenere in braccio, in questo caso, per pochi minuti. Il funerale della piccolina è stato una vittoria di Cristo sulla morte, ribadita da quella piccola bara bianca e da due genitori che hanno cantato durante la messa. Qualche mese dopo, ecco un'altra gravidanza. Anche in questo caso l'ecografia purtroppo non è andata bene. Il bimbo, questa volta era un maschietto, era senza gambe. Anche questa volta hanno scelto di portare avanti la gravidanza. Enrico raccontava la sua gioia di avere un bimbo anche se privo delle gambe. Purtroppo però, verso il settimo mese, l'ecografia ha evidenziato delle malformazioni viscerali con assenza degli arti inferiori e l'incompatibilità con la vita. Anche in questo caso i due giovani hanno voluto accompagnare il piccolo Davide fino al giorno della sua nascita in cielo, avvenuta, anche in questo caso, poco dopo la nascita terrena. Al funerale di Davide, anche lì tanta bellezza, tanta fede e una sorta di invidia per quella gioia portata nonostante la croce. Una gioia non finta né di circostanza, ma un esempio per molte famiglie coetanee. Così Chiara scrisse al piccolo Davide: «È stato bello accompagnarti. Ci ha insegnato che l'amore non crea nulla di imperfetto. Tu sei un prodigio unico, irripetibile, meraviglioso. Chissà cosa farai, piccolo Davide. Vai a vedere cosa c'è dopo le montagne. C'è una bellissima sorpresa che ti aspetta». Finalmente ecco una nuova gravidanza, Francesco. Tutti gli amici a gioire per questa notizia e per la speranza di Chiara ed Enrico verso la vita. E mentre le ecografie confermavano la salute del bimbo, al quinto mese ecco di nuovo una croce. A Chiara viene diagnosticata una brutta lesione della lingua e dopo un primo intervento i medici le confermano che si trattava di carcinoma. Doveva curarsi, ma questo avrebbe impedito la nascita del bambino. Nonostante questo, Chiara ha voluto difendere anche questa vita. Non ha avuto dubbi e insieme a suo marito hanno deciso di portare avanti la gravidanza mettendo a rischio la sua vita di mamma. Chiara, infatti, solo dopo il parto si è potuta sottoporre a un intervento più radicale e ai successivi cicli di chemio e radioterapia. In questo tempo della gravidanza, Chiara si affida ancora alla fede e alla provvidenza di Dio, sapendo che siamo fatti per qualcosa di più grande e che l'ultima parola non è mai quella della morte. Chiara amava dire: siamo nati e non moriremo mai. Chiara ha messo al mondo Francesco ed è poi salita al cielo dai suoi due bambini il 13 giugno 2012. Il suo funerale è stato un momento di fede grandissima, dove anche il marito ha cantato, ha suonato con amore per la sua Chiara. E poi ha letto il piccolo messaggio che Chiara ha lasciato per suo figlio Francesco. È bello avere degli esempi di vita che ci ricordano che si può prendere il massimo della felicità già qui su questa terra con Dio come guida. Noi sappiamo che sei speciale e che hai una missione grande. Il Signore ti ha voluto da sempre e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore. Fidati, ne vale la pena. Vado in cielo ad occuparmi di Maria e Davide. Tu rimani con il papà. Io da lì pregherò per voi, mamma Chiara. In loro, e specialmente in Chiara, possiamo vedere la meravigliosa potenza dell'amore di Dio all'opera in chi crede. Che il buon Dio ti benedica.